I volontari del soccorso di Berceto ricordano Carlo Corchia, cofondatore della Croce Rossa di Berceto. Carlo Corchia, Carletto per tutti i bercetesi, in particolar modo per i volontari della Croce Rossa di Berceto e non solo, è partito per il suo viaggio più impegnativo, senza sirene e senza ambulanza, in silenzio. La Croce Rossa a Berceto l'aveva tenuto a battesimo lui, assieme ad altri volonterosi e poi volontari del paese nel 1972. Da subito aveva preso a cuore i servizi in ambulanza, era sempre presente, sempre disponibile a partire per aiutare persone in difficoltà. Lui, che non aveva mai preso la patente, gestiva i turni degli autisti, chiamandoli in anticipo, oppure più spesso avvisandoli qualche minuto prima, con la sua frase "a ghe d'andar via", che non lasciava dubbi sulla necessità immediata di partire con l'ambulanza. Il compito di Carlo era più impegnativo di quello dell'autista. Lui era con il paziente vicino alla barella, nel vano sanitario, con conoscenze createsi negli anni attraverso una grande esperienza di soccorso. Pochi erano agli inizi e fino a qualche anno fa gli aiuti esterni, come automediche ed elicotteri, si doveva stringere i tempi assieme ai denti per portare il paziente al pronto soccorso di Parma, 45 minuti a tu per tu con casistiche sempre diverse e a volte molto pesanti. Il suo carattere burbero e a volte spavaldo si trasformava appena saliva sull'ambulanza, esprimeva la sua umanità, la sua capacità di infondere nel malato una dose di tranquillità per quanto fosse possibile. Si stenta a credere che per circa 30 anni Carlo fosse reperibile di notte sempre e comunque, lo può ben testimoniare Lodovico Bigliardi, anch'egli volontario della prima ora ed ex sindaco di Berceto, che ha espletato la stessa reperibilità assieme a lui. Il suo attaccamento era talmente forte che anche la moglie Mimi ed il figlio Luciano sono entrati da lunghi anni a far parte della CRI. Una vita legata a doppio filo con la Croce Rossa, ispettore dei volontari per tanti anni, pronto a recarsi a Parma davanti al presidente quando le cose non andavano bene, a far valere anche in modo deciso le ragioni dei volontari di Berceto. Sempre al primo posto nelle ore dedicate al servizio di Croce Rossa a Berceto, come non ricordare il suo rapporto di amicizia con il delegato CRI Gigi Berzeri, mancato ormai da parecchi anni, con il quale aveva discussioni memorabili, sempre legate all'andamento della delegazione di Berceto o a problemi dei volontari. Da qualche anno non prestava più servizio attivo per raggiunti limiti di età, oltre che per problemi di salute, ma una parola per sapere come andavano le cose in CRI la spendeva sempre. Proprio Luciano ha fatto la chiamata alla sua Croce Rossa per avvisare che Carlo aveva bisogno di aiuto. L'ambulanza è partita e lo ha trasportato nel suo viaggio più difficile, fino al pronto soccorso di Parma, per guarirlo, ma a volte non tutto si può ottenere. Grazie Carlo, da parte di tante tante persone che hai aiutato nel corso degli anni e da parte dei volontari del soccorso e dei bercetesi, i volontari del soccorso di Berceto.